Buongiorno a Simone Di Gubbio. Ciao Simone. Buongiorno conigli. L'altra volta vi avevo detto che Paolo Restuccia mi aveva interpellato, invece era un tecnico, però dopo il vostro geniale regista, ma nella sua magnanimità, è intervenuto appena io ho finito l'intervento e ha parlato con me, abbiamo scambiato delle parole, quindi per ma me... Che bello. Ormai il 20 aprile, quella data, è il mio Natale laico, lo festeggerò ogni anno. Ma è bellissimo, è bellissimo. Sono parole molto belle. Un io vedo contatto diretto con The Genius. Commosso, che sta abbandonando lo studio, pensate, per la commozione. Mamma guarda, mia. Sopra, sopra, solo se mi telefona Papa Francesco, non c'è di altro. Più, c'è solo lui. E non è detto che non lo faccia. Simone, stai attento, però. Speriamo, sarebbe bellissimo. Simone, che ti è successo? Allora, comunque, io sono il discente, non sono l'insegnante. Una volta ero al mare a Fano e cena allo yacht club per amici e amici. Io paleso il mio desiderio di imparare ad andare in barca a vela. Ero poco più che adolescente, insomma. Eh sì, poi da allora, Gubbio, non è che tu la barca a vela la vedi troppo. Però è vero che i campioni in carica dell'America's Cup sono svizzeri, a Lille, ci può stare tutto. Comunque, arriva il solito settentrionale, diciamo, un po' pacca, tanto per capirci. Uè, ti insegno io domani, si va con il mio 13 metri, tutto insomma così, va bene. Io ero contentissimo, per carità, insomma, quindi facciamo le operazioni all'indomani, mi invita, eravamo io e lui su una barca... Sì. Abbastanza così, quanto ma tutto il, mi fa tutta la terminologia tecnica per non far capire niente, babordo, tribordo, cazzare, tutte sì, mamma mia. Io da buon montanaro cercavo di riapprendere, di fare quello che mi diceva lui, no? Sì. Ha detto, beh, adesso andiamo in mare aperto, poi ti faccio metto al timone io, tranquillo, ti diverti. Insomma, appena usciti dal molo, dopo 50 metri ci sono quelle scogliere per frangi flutti, sì. No? Beh, certo. Abbiamo speronato il primo scoglio sulla sinistra. Appena usciti dal porto, subito la prima cosa. Esatto, la barca stava facendo come il Titanic con qualche affondava. Anno di ritardo. E tanto per rimanere in tema di bagnini, io che sono pure bagnino, anche se sono montanaro, bagnino da piscina, ho dovuto trarre in salvo il lupo di mare. Hai capito? Non ci credo. Purtroppo è irrelitto. Purtroppo è arrivata la capitaneria di porto. La mia lezione è durata 50 secondi in pratica, però sono stati 50 secondi che mi hanno insegnato una gran cosa, ma è andare in mare con degli semi sconosciuti. Non c'è ombra di dubbio, è una metafora della vita. Grazie Simone. Ci racconta Luca. Io mi